L'evento Da Zia Sposi a Palazzo, organizzato dalla Proloco di La Terza, si è svolto ieri nello splendido scenario Lartino. Rievoca l'arrivo del marchese Giuseppe Da Zia, conte di Noia e grande di Spagna, e della sua sposa Isabella Aldano, accolti con solenni festeggiamenti e accompagnati da varie figure di prestigio. Ad attendere il loro arrivo il sindaco dell'Università di La Terza, che organizza una grande festa con fuochi d'artificio, giochi, musica e un banchetto in loro onore. Mi inchino a lei, marchese, onorato di averla nel nostro feudo. Per lei. La Terza, in onore del grande di Spagna, ha preparato grandiosi fuochi e lunghi festeggiamenti. Con orgoglio e dignità amministrerò i miei beni in terra di La Terza. Il corteo è partito alle 19.30 da via Roma, susseguito da grandi festeggiamenti, esibizioni di danza, artisti di strada, cavalieri, sbandieratori. Inoltre, alla chiesa di Santa Maria dell'Assunta, i marchesi hanno fatto visita all'icona della Madonna del Carmine donandole dei fiori. Stasera a breve partirà la rievocazione storica Da Zia Sposi a Palazzo. Questa rievocazione nasce da un fatto realmente accaduto nel 1610 alla Terza, e cioè l'arrivo appunto dei marchesi Da Zia nel feudo. I marchesi vengono accolti, e questo lo testimonia un documento di un avvocato di Matera, vengono accolti con grandiosi festeggiamenti, con spari di fuochi d'artificio, che sono sicuramente il primo esempio di sparo di fuochi d'artificio documentato alla Terza, e tanti festeggiamenti. E questo è quello che noi andiamo a narrare questa sera. Infatti il corteo che parte tra breve diciamo da via Roma ha nel suo interno oltre che centinaia di figuranti con vestiti seicenteschi, che rappresentano sia le famiglie nobili di La Terza ma anche le famiglie dei paesi limitrofi, e sia anche popolani. A questo evento abbiamo una serie di partecipazioni importanti. Intanto alcuni figuranti del Palio della Mezzaluna di Massafra che sfileranno in costume, e in particolare ci saranno i soldati con le loro armature scintillanti. Avremo poi l'associazione Liubo Giullari da Lucera che ci intratterrà appunto con i mangiafuoco e gli artisti di strada. Ci sono poi cavalli e la carrozza dei marchesi, in particolare il team Mancelotti da Verona, che si esibirà in alta scuola di equitazione. Gli sbandieratori di Oria, del Rione Lama di Oria, che sono stati più volte campioni nazionali, e poi tutta una serie di figuranti laertini che si cimenteranno in giochi con i bambini del Seicento appunto, e in più c'è il gruppo di danze seicentesco La Marchesana della Proloco di La Terza, che da oltre un anno sta studiando, grazie all'aiuto della professoressa Matera di Monza, sta studiando queste danze particolari, le cosiddette country dance, e che potremo vedere anche nelle esibizioni, le loro esibizioni. C'è anche l'esibizione della ballerina laertina Donatella Capodiferro, che farà due numeri di spettacolo, e in uno di questi ballerà anche con uno dei cavalli e con il suo cavaliere.